Le settimane dopo la sua morte sono segnate da una serie di attività necessarie. Le esequie sono uguali per tutti, lo è anche il senso di rincorsa successivo alle esequie e agli affanni in chi resta. Un dirigente del servizio finanziario, Neri Onesi, viene nominato dalla famiglia Olivetti esecutore testamentario. Deve redigere la lista dei beni mobili e immobili di Adriano che non ha lasciato un testamento. Ogni uomo è anche quello che ha e quello che non ha, perché quello che possiede o non possiede è lo specchio di quello che è. La vita privata vale quanto la vita pubblica e anche quella va regolata. Stavo facendo le mie ricerche per stabilire l'entità delle sue proprietà, racconta Nesi, e un giorno scopro che l'ingegnere Adriano risulta proprietario di una tabaccheria a Viareggio, sul lungomare. Non capisco, penso che debba esserci un errore, eppure i documenti sono chiari. Ne parlo con il figlio Roberto, che mi dice: «Mi pare strano, però vai a vedere che cosa c'è a Viareggio». Io allora prendo l'auto aziendale e scendo in Versilia. Manca poco all'inizio della primavera. Nesi dà l'indirizzo all'autista. Arrivano a Viareggio. Adriano è morto durante un inverno freddo e rigido. La giornata è mite. Il mare è lì. Trova il negozio. Fa accostare l'auto. Entro nella tabaccheria. Dietro al bancone si trova una signora bellissima e prosperosa che sembra uscita da un film di Federico Fellini. Nesi dice di essere a Viareggio per conto della famiglia Olivetti. La tabaccaia prima si commuove e poi si agita. Ha saputo della morte dell'ingegnere. «Ah, ma io restituisco tutto, datemi il tempo per andarmene, mi organizzo e lascio la tabaccheria». Nesi è un gentiluomo di Bologna, è un uomo che conosce le passioni degli altri uomini, capisce l'imbarazzo della tabaccaia, è diretto ma gentile. «Senta, signora, mi faccia soltanto capire che cosa è successo». E la tabaccaia racconta la storia della simpatia che si fa desiderio e del desiderio che si fa generosa attenzione reciproca. «Prima di essere qui, io lavoravo in un'altra tabaccheria, in un quartiere periferico di Viareggio, da dove non si vedeva il mare. Un giorno, di fronte al negozio, accosta un'automobile guidata da un autista. Scende un signore timido e gentile, vestito di grigio, che compra un pacchetto di sigarette e va via. La settimana dopo torna di nuovo e ricompra un altro pacchetto di sigarette. Questo accade diverse volte. A un certo punto nasce, come dire, una vicinanza e dopo un poco lui mi chiede: «Cara, che cosa potrei fare per te?» E allora io dico all'ingegnere che sì, forse una tabaccheria sul lungomare di Viareggio sarebbe proprio una bella cosa. Ma guardi, lo dica alla sua famiglia, io vado via subito. A quel punto Nesi tranquillizza la signora e torna a Ivrea. Vado a parlarne con Roberto, gli racconto tutta la storia. Roberto ascolta Nesi e annuisce, sta in silenzio per un poco e all'improvviso si apre in un sorriso. «Ma sì, dai, prepara le carte necessarie. Che cosa ce ne facciamo noi Olivetti di una tabaccheria a Viareggio? Lasciamogliela, la tabaccheria». I libri sono gomitoli di storie che si intrecciano e si mescolano tra loro. Sono emozioni ed esperienze, ma anche territori inesplorati. Per iscritto è il podcast nato per esplorare questi territori di storie assieme a chi le ha scritte. Io sono Marzia Tomasin e questo è Per iscritto, la voce dei libri. Quello che avete ascoltato è un estratto dal libro Adriano Olivetti, un italiano del Novecento, scritto da Paolo Bricco e pubblicato da Rizzoli. Paolo Bricco è giornalista e saggista, inviato speciale del Sole 24 Ore che si occupa principalmente di storia contemporanea e di storia economica. Adriano Olivetti, il mito dell'industria, della creatività e della cultura italiana nel mondo. È un italiano del Novecento profondamente atipico. In questo libro, frutto di un decennio di ricerche e di scrittura, l'autore ripercorre la vita di un uomo geniale e la vicenda industriale, sociale, politica e culturale dell'Italia tra la fine dell'Ottocento e il boom economico.
Il racconto che ne fa Paolo Bricco va oltre il mito di Adriano Olivetti, cercando di mettere in evidenza non solo i meriti industriali, culturali, sociali e la grande innovazione che in tanti settori ha indiscutibilmente portato, ma narrando anche le sue vicende più squisitamente umane, che ne mettono in evidenza i limiti, le contraddizioni e i tormenti. Un racconto dunque senza censure e al di là della santificazione in cui spesso si cade quando si parla di lui, per comprenderlo appieno e apprezzarne il valore. Ascoltiamo l'intervista a Paolo Bricco. Paolo Bricco, benvenuto per iscritto. Grazie mille dell'invito, Marzia, e buona giornata a tutti i radioascoltatori, gli audioascoltatori, i web ascoltatori, chiamiamoli come vogliamo, ecco. Paolo, oggi diamo voce al tuo libro che si intitola Adriano Olivetti, un italiano del Novecento. Rizzoli è l'editore. In questo libro, che è frutto di tanti anni di studi e di ricerche che tu hai fatto su Adriano Olivetti, tu ripercorri la vita di un uomo straordinario quale lui è stato e anche la vicenda industriale, sociale, politica e culturale dell'Italia tra la fine dell'Ottocento e il boom economico. E questa è la storia di un'utopia, così come la intendiamo noi, cioè un'immagine di un desiderio, quell'opportunità buona e concreta di cambiamento per il futuro, che nel caso di Olivetti si può dire è stata solo in parte realizzata, visto come si è evoluta poi la storia dell'azienda dopo la sua morte. Non c'è stato purtroppo nessuno capace di raccogliere e di portare avanti sulle stesse basi un'eredità così importante, ma forse anche pesante. Tu fai conoscere le vicende di questo imprenditore illuminato, considerando anche il contesto politico, culturale e sociale del Novecento, che è abbastanza complesso. Il libro inizia raccontando del padre di Adriano, Camillo Olivetti, imprenditore, e anche di sua madre. Camillo e Adriano sono molto diversi tra loro, condividono una mente molto aperta e quel concetto fondamentale di cultura politecnica, cioè umanistica, tecnologica e scientifica, che sarà poi alla base del grande successo di questa azienda. Secondo te, quanto ha influito sull'uomo Adriano Olivetti la figura di Camillo e anche di sua madre Luisa, conosciuta come la figlia del pastore valdese di Ivrea, che è stata per il suo tempo indubbiamente una donna molto emancipata e indipendente? Beh, ha influito tantissimo la famiglia, sia in maniera diretta che per contrasto. Ha influito tantissimo innanzitutto il papà Camillo, che come hai giustamente ricordato tu, era un uomo, io direi, dell'Ottocento, mentre Adriano Olivetti è stato un uomo del Novecento. Era un uomo dell'Ottocento perché era un ingegnere ebreo, socialista rivoluzionario, tecnologo, animato da spirito positivista, appassionato di scienza e di industria. E tutti questi elementi, in qualche maniera, vengono trasmessi al figlio Adriano Olivetti, anche in maniera qualche volta coartata, anche in maniera qualche volta indesiderata. Basti pensare che appunto Camillo, che come abbiamo detto era fortemente positivista, era un uomo assolutamente contrario all'idea della cultura umanistica, era convinto della superiorità delle scienze e delle tecnologie rispetto alla poesia e alla letteratura, impedì ad Adriano di iscriversi al liceo classico. Gli fece fare il perito industriale prima dell'approdo al Politecnico di Torino e questa sarà una mancanza che segnerà per tutta la vita di Adriano, il fatto di non sapere il latino, di non sapere il greco, di non avere potuto studiare da adolescente la storia e la filosofia, in qualche maniera sarà un'assenza che lui colmerà appunto con un rapporto strettissimo con la cultura umanistica sviluppata poi da imprenditore, ecco, successivamente. E dicevi giustamente anche della madre, che era di estrazione protestante, ha un doppio ruolo. Innanzitutto, in qualche maniera, essendo la religione ebraica, l'appartenenza ebraica alla comunità ebraica matrilineare, cioè trasmessa tramite la madre, fa sì che Adriano non sia tecnicamente ebreo, ma sia tecnicamente un gentile. E questo, in qualche maniera, segnerà Adriano, che in realtà dal punto di vista culturale, degli ambienti, delle pulsioni, sarà
molto 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 juice, come direbbero gli americani, ma allo stesso tempo avrà degli elementi anche di contrasto con la sua appartenenza religiosa, tanto che a un certo punto nel 1948 si convertirà anche al cattolicesimo romano. E quindi c'è anche qui di nuovo un elemento di forte connotazione, ecco, della famiglia. Questa questione è importante, ma perché? Perché esiste nella vita di Adriano Olivetti un codice generativo di tipo familiare che su di lui conterà tantissimo, non soltanto per la famiglia di provenienza, ma anche per le famiglie di scelta. Faccio un esempio, l'altra famiglia che conta tantissimo nella vita di Adriano Olivetti è la famiglia dei Levi di Torino, dove appunto c'è questo grande scienziato, il professor Levi, che sarà anche il maestro della Montalcini, di Dulbecco, sarà, come dire, un grande scienziato che insegnava all'Università di Torino ed era uno dei leader della comunità ebraica torinese. E è importante quella famiglia perché il miglior amico di Adriano si chiamerà Gino e sarà poi il direttore tecnico della Olivetti fino al secondo dopoguerra. La sorella di Gino, una prima sorella di Gino, si chiama Natalia e sarà la famosa scrittrice Natalia Ginzburg di Lessico familiare. E in terzo luogo un'altra sorella si chiamerà Paola Levi, che è la prima moglie di Adriano negli anni 30 in particolare, e sarà una personalità determinante per fare diventare Adriano Olivetti. Adriano Olivetti sarà la persona che provincializza Adriano, che lo fa viaggiare, che lo fa entrare in contatto con moltissimi intellettuali italiani ed europei. Questa Paola Levi è una delle donne più emancipate, più interessanti, più straordinarie del Novecento europeo. Quindi sì, la risposta è assolutamente affermativa alla tua domanda, e esiste proprio un tema fondamentale di famiglia, sia, come abbiamo detto, di prima generazione, sia poi in qualche maniera di affiliazione di Adriano, quindi gli Olivetti e gli Olivetti di Ivrea e i Levi Ginzburg di Torino. Una fase molto importante della vita di Adriano è stata la sua permanenza negli Stati Uniti. Là a lui interessano solo le imprese e la tecnica, tutto il resto gli è indifferente, quasi sgradevole. Gli americani, sì, hanno grandi qualità industriali e commerciali, ma il pensiero, la riflessione, la cultura sono scarsi e questo a lui proprio non piace. Per questo, come tu scrivi, quello in America è proprio un viaggio di formazione più tecnica e mentale, ma per nulla culturale e spirituale. Assolutamente, anzi, se posso aggiungere una cosa, c'è un doppio elemento in questo. Il primo elemento è che il viaggio che egli compie negli Stati Uniti, che è il classico viaggio di formazione che tutti i figli della borghesia italiana ed europea compiono nei primi del Novecento, ecco, quel viaggio è fondamentale perché Adriano incontra due fenomeni. Incontra la fabbrica fordista e taylorista, che sarà sempre l'epicentro, uno degli epicentri della sua vita, sia come ossessione, sia che come desiderio, cioè sia come ossessione perché lui era terrorizzato dall'idea che il fordismo barra taylorismo producesse schiavitù, come nei fatti ha prodotto per decine e decine di anni, e sia come desiderio, come utopia, perché la fabbrica come epicentro dell'organizzazione industriale, antropologica, civile, politica e culturale che lui poi un pezzo alla volta delinea e in parte realizza, rappresenta davvero il cuore pulsante di tutta la sua attività. E quindi il primo elemento del viaggio americano è questo. Il secondo elemento del viaggio americano è il tema quantitativo, nel senso che lui rimane molto colpito dal novero di istituzioni che realizzano studi quantitativi. Lui è figlio di ingegneri, lui stesso è ingegnere, ma ricordiamolo, allora l'Italia e oggi ancora di più è una società poco quantitativa, dove le scienze dure sono sempre state considerate inferiori o comunque meno diffuse rispetto
alle scienze letterarie, al sapere umanistico. Ecco, lui si trova invece in una società, quella americana, dove è tutto ribaltato, dove ci sono istituti di statistica, dove l'economia è fatta di molti numeri e dove anche le scelte concrete delle imprese, delle aziende e delle istituzioni politiche pubbliche vengono compiute non solo, ma anche e soprattutto sui numeri. Ecco, questa è la seconda eredità insieme alla fabbrica del suo viaggio negli Stati Uniti. Terzo elemento, hai detto benissimo, lui nel suo viaggio negli Stati Uniti non coglie assolutamente i temi della grande letteratura degli Stati Uniti, i temi della riflessione filosofica che c'è negli Stati Uniti, ma ne è assolutamente distaccato. Questo anche perché quel viaggio, che avviene quando lui è giovanissimo, si è appena laureato, prima di andare a lavorare in fabbrica, quel viaggio avviene appunto quando lui è ancora molto acerbo. Come dicevo prima, ci sono molte fasi di tipo evolutivo nella vita di Adriano Olivetti. Un passaggio evolutivo fondamentale è il contributo che dà alla sua vita Paola Levi, che è una donna, la prima moglie appunto, che ha assolutamente il controllo del rapporto di coppia e in qualche maniera è prevalente su di lui, anche lo guida, e che lo sprovincializza e ne fa, questa è una delle tesi del mio libro, Adriano Olivetti. Cioè la mia tesi, una delle mie tesi del mio libro è che Adriano Olivetti diventa Adriano Olivetti grazie a Paola Levi. Che è una tesi poco conosciuta, perché di questo si parla poco. Sì, ecco, scusa se ti interrompo, anche perché esiste un tema fondamentale per quanto concerne la figura di Adriano Olivetti, cioè la figura di Adriano Olivetti è sempre stata trasformata in un santino collocato al di fuori del flusso della storia e al di fuori anche della vita degli altri. Quando io ho deciso di scrivere questo libro, ho deciso di collocare Adriano dentro il flusso della storia e per farlo ho scelto il metodo più filologico possibile, cioè quello delle carte che raccontano la vicenda dell'uomo. Da questo punto di vista è interessantissimo, se posso citare un pezzo del libro, il rapporto privato, intimo, che c'è tra Paola Levi e Adriano Olivetti, perché è un rapporto straordinariamente moderno, assolutamente ribaltato rispetto ai tempi di allora, agli anni 30 del secolo scorso, ed è un rapporto in cui, ad esempio, Adriano Olivetti, che rimane innamorato per tutta la vita di Paola Levi, e io ricostruisco tramite tutte le lettere che ci sono tra loro due, Adriano Olivetti accetterà il fatto che Paola Levi a un certo punto lo abbandoni e instauri una relazione prima di amicizia e poi amorosa con Carlo Levi, che è un omonimo. Carlo Levi è il pittore barra scrittore e l'autore di Cristo ci è fermato a Deboli, con cui Paola Levi avrà anche un figlio. Il figlio che viene assolutamente riconosciuto da Adriano e trattato come tutti gli altri. Allora, qual è il punto? Il punto è che il tema interessante è che dal punto di vista personale Adriano Olivetti è una persona assolutamente del suo tempo, pieno di contraddizioni, pieno di difficoltà, pieno di fallimenti, come tutti gli esseri umani, e questo metodo di umanizzare Adriano Olivetti, togliendolo da una dimensione zuccherosa barra neutralizzante barra santificante, consente poi di coglierne il valore e l'interesse storico, sia nella vita private, con un rapporto appunto familiare assolutamente atipico per il tempo, molto moderno, ribaltato rispetto ai tempi di allora, sia poi anche come uomo politico, con tutti i suoi fallimenti e le sue ingenuità, sia come industriale, che la figura più straordinaria possibile, ma anche titolare di non pochi errori, ecco, che poi renderanno l'Olivetti un gigante dai piedi di argilla, ecco. Nella vita di Adriano Olivetti, però, Paolo, ci sono anche delle ombre, dei tormenti che ha dentro di sé e che lo accompagneranno nel tempo. Tu in particolare, Paolo, parli di demoni. In Adriano, scrivi, esiste un demone che lo agita e lo conturba, lo definisce e lo contraddice. E questo demone è politico ed è in particolare il fascismo a metterlo in evidenza. In realtà è proprio un demone che
lo segna privatamente, interiormente, che poi va in contrasto con la dimensione storica che la politica assume in quel tempo, a seconda degli anni. Perché in realtà, secondo me, il demone è quello della politica, non è quello del fascismo. Vi spiego. Adriano Olivetti è segnato tantissimo dal Biennio Rosso, che tra il 1919 e il 1920 mette a ferro e fuoco il nord d'Italia con l'occupazione da parte dei pezzi più rivoluzionari del Partito Socialista delle fabbriche. È segnato anche da tutto ciò che capita nella società italiana con la scissione di Livorno del Partito Comunista, che trae origine dal Partito Socialista nel 21, e, come dire, è segnato in giovane età, nel senso che lui ha 22, 23, 24 anni in quel periodo, sul meccanismo di ascesa, che è un'ascesa dura e con delle componenti di violenza fortissime, ricordiamolo, del fascismo, che da partito diventa partito totalitario e unico, ecco. Per cui rimangono in quel periodo tanti elementi di grande pulsione, di grande agitazione, di grande partecipazione anche attiva, ecco. Ad esempio, in tanti lo ricordano, ma perché viene raccontato in maniera meravigliosa nel lessico familiare dell'Antalya Ginzburg, contributo che lui dà alla fuga, mi pare nel 1926, dall'Italia verso la Francia di Filippo Turati, l'anziano leader del Partito Socialista. Quindi lui, da questo punto di vista, è veramente una personalità del Novecento, perché il tema politico è straordinariamente vivo e vitale in lui. Essendo il tema politico straordinariamente vivo e vitale in lui, questa questione, secondo me, rimane molto forte anche quando poi negli anni 30 Adriano assume la leadership dell'azienda, diventando direttore generale. In quel periodo, quello è un periodo storico segnato dal consenso di massa al fascismo della società italiana, e lui è perfettamente integrato in quella società fascista. È integrato nella società fascista, fa parte degli organi di rappresentanza dei corpi intermedi, ha rapporti con l'inner circle di Benito Mussolini, partecipa anche al dibattito culturale, non quello umanistico, ad esempio, che si formò intorno a Bottai, ma quello invece delle riviste tecniche. Riviste tecniche su cui lui scrive moltissimi contributi e in cui in qualche maniera lui beneficia del contributo del fatto che in qualche maniera per l'organicismo fascista e per il corporativismo fascista la fabbrica era una chiave di accesso alla modernità, e lui sviluppa quella e contribuisce allo sviluppo di quella di quel filone di pensiero. Quindi c'è una integrazione nella società fascista. Allo stesso tempo, molte delle visioni, diciamo, politiche che lui poi svilupperà tra il 45 e il 60, che in realtà sono più che visioni politiche, sono visioni pre-politiche, sono visioni civili, sono visioni di integrazione tra le sfere politiche, le sfere civili, le sfere economiche, le sfere industriali. Lui inizia a svilupparle appunto durante il fascismo, anche se vogliamo in coerenza con la visione ultradirigista che il fascismo ha dell'economia e della società. Basti pensare ad esempio al piano regolatore della Valle d'Aosta, che lui sviluppa nella seconda parte degli anni 30 e che in qualche maniera rimane un primo modello di cose che lui farà anche successivamente, sia in Canavese che progetterà poi in alcune parti del sud d'Italia, perché quel piano regolatore della Val d'Aosta sostanzialmente è l'idea che possa, con una programmazione, una pianificazione dall'alto, guidare, favorire, orientare lo sviluppo sociale, economico di una delle zone più arcaiche di allora. Noi abbiamo un'idea della Val d'Aosta ormai modernissima, ricca, allora invece era uno dei luoghi più tristi e più arcaici e ancestrali dell'Europa. Per far uscire da quel tempo fermo da secoli, cristallizzato da secoli, i suoi abitanti, per dare uno sviluppo graduale fatto di tante attività, tra cui l'agricoltura, il turismo, l'industria. Ecco,
quel modello è un modello che lui ripeterà e poi è anche un modello di natura organizzativa, perché lui chiamerà a fare quel piano tutta una serie di architetti, urbanisti, sociologi che poi contribuiranno negli anni successivi a sviluppare le attività della Olivetti e di Adriano Olivetti in quel connubio molto stretto tra appunto dimensioni le più diverse, con tutte al centro lui come fulcro. Paolo, come dicevi tu, lui intorno agli anni 30 assume il potere e la responsabilità dell'azienda. Nel 29 diventa socio comandatario della società, affiancando suo padre che già lo era, e nel 32 diventa direttore generale. Tu in questo libro, Paolo, secondo me hai anche il merito di usare delle espressioni molto belle nei confronti di Adriano, tornando a quello che si diceva prima rispetto alla sua permanenza negli Stati Uniti. Tu scrivi che lì la sua mente comincia a formarsi come una biblioteca, la sua mente e la sua vita, e poi parli di codice di Adriano nell'impresa. Ecco, queste due espressioni mi sono piaciute davvero moltissimo. Ecco, per quanto concerne il tema della biblioteca, io credo che Adriano Olivetti sia veramente un uomo del Novecento. Ma perché? Perché, come per gli uomini del Novecento, il libro è importante, i libri sono importanti, così lo è e lo sono per Adriano. Questa è un'altra cosa molto ebraica, possiamo dire, molto da religione monoteista come principio fondativo, uno dei principi fondativi del mondo occidentale, ecco. Nel senso che, secondo me, per Adriano Olivetti i libri sono importanti, ma sono importanti come fonte di ispirazione, come fonte di intuizione, come libri da leggere, da studiare o da cui farsi guidare in maniera un po' rabdomantica. Ma lo sono non soltanto nella vita interiore, lo sono perché diventano degli elementi che lui utilizza per elaborare, per costruire i progetti civili, sociali, politici e anche economici che lui costruisce. Quindi davvero da questo punto di vista la biblioteca è un luogo fondamentale, no? per capire chi è e chi è stato Adriano Olivetti, al di là del suo enigma. E dall'altra parte io utilizzo un termine di codice per Adriano, ma perché? Perché credo che la complessità e la ricchezza e anche la contraddizione interna, pur nelle frastagliature che assume il pensiero di Adriano Olivetti, assume la vita di Adriano Olivetti, a mio avviso sono tali da in qualche maniera segnare, a mio avviso, secondo me, un prima e un dopo rispetto alla sua esistenza o alla sua non esistenza. Cioè, se Adriano Olivetti non fosse esistito, quel codice non ci sarebbe stato. E quindi, a mio avviso, è importante riconoscere, pur evidenziando il fatto che esistono appunto, come abbiamo detto, frastagliature, fallimenti, difficoltà di questa realtà, che è una realtà, ripeto, storica, quindi non è una realtà sognata o immaginata o onirica o mitopoietica, è una realtà storica. Questa realtà ha una complessità e una coerenza, una razionalità interna di grande interesse, a mio avviso, ecco. Quindi è un codice, a mio avviso, il codice di Adriano. Il tuo libro, Paolo, è ricchissimo, ci sono circa 400 pagine e non basterebbero 3 ore per parlarne come merita, ma io ho volutamente scelto di focalizzare la mia intervista più che altro sulla prima parte del libro, lasciando al lettore forse quella che è anche più conosciuta, no? Cioè legata al suo modo di vivere la fabbrica, la comunità, la bellezza, la cultura, il welfare che lui ha messo in atto quando ancora non se ne parlava. E l'ho fatto perché Olivetti è stato questo, è stato ciò che lo ha reso indiscutibilmente un imprenditore illuminato come pochi ce ne sono stati dopo di lui. Io sono
una fan di Olivetti. In Utopia Impresa c'è indubbiamente tantissimo di lui e io mi sono concentrata soprattutto sull'aspetto cultura di Adriano Olivetti. L'attività culturale di Olivetti è intensa, la cultura si innesta, entra nella fabbrica per darle significato e sostanza. Con lui, possiamo dire, spiccano l'innovazione tecnologica che sa nutrire comunità e territorio, cultura d'azienda che alimenta progetti bellissimi. C'è un incontro, per così dire, felice tra educazione e lavoro e anche la centralità della carta stampata rispetto ai processi materiali che in quegli anni cominciavano a diffondersi. Nel 1946, ricordiamo, c'è la fondazione delle edizioni di Comunità, in particolare della rivista Comunità. I più grandi nomi, talenti letterari e intellettuali del tempo passano da qui. Adriano Olivetti, secondo me, ha aperto la strada a una sperimentazione culturale unica al mondo ed è un caso di emancipazione proprio attraverso strumenti di acculturamento aziendale. Molto probabilmente, se non ci fosse stata una base culturale così forte, molti dei grandi successi della Olivetti non ci sarebbero stati. E allora io vorrei farti questa domanda, a te che tanto sai e hai studiato su di lui, anche perché tu sei di Ivrea, sei nato e cresciuto ad Ivrea. Perché dopo di lui non c'è stata continuità? Non c'è stato nessuno capace di portare avanti con successo un'azienda così grande che poggiava su basi solidissime e che ci porta a dire appunto che quella di Olivetti è stata un'utopia ma realizzata a metà? Ma perché poi il sottostante di tutto ciò che tu hai ben descritto, no? È rappresentato dall'impresa. Nel senso che esiste tra il 1945 e il 1960 una Olivetti che è un organismo industriale ed economico molto, molto ricco, molto prolifico, molto profittevole, che ha la leadership nell'industria metalmeccanica, che ha un accenno di diversificazione nell'elettronica nei primi anni 50 e che rappresenta il meccanismo da cui si generano risorse, le quali risorse poi possono andare a alimentare tutte le cose che tu hai detto, nel senso che le grandi riviste, le case editrici, il movimento civile prepolitico di comunità sono tutte cose che hanno dei costi significativi che vengono finanziate dai guadagni di Adriano Olivetti. Non della Olivetti, di Adriano Olivetti, quindi di Adriano Olivetti che finanzia quelle attività con i proventi del suo 10% della società Olivetti. Alla società Olivetti che cosa succede? Succede che tra il 45 e il 60 c'è una straordinaria appunto stagione in cui l'Olivetti ha la leadership in alcuni segmenti della meccanica e delle macchine da calcolo, produce quello che verrà poi definito dopo welfare aziendale a livelli mai avuti prima, realizza un livello reddituale degli operai, io ricostruisco tutti i numeri, tutte le cifre, che fa sì che lo stipendio medio dell'operaio fosse il 40% in più rispetto allo stipendio medio dell'operaio metalmeccanico italiano. Però qual è il punto? Il punto è che a fronte di tutto questo poi dentro al meccanismo aziendale succedono delle cose che minano alle basi la stessa azienda. Cioè, se uno prende tra il 1954 e il 1958, che è il periodo in cui l'Olivetti diventa la grande Olivetti, tutti gli aumenti di capitali e i dividendi, scopre che gli azionisti, cioè la famiglia, quindi sostanzialmente Adriano e i suoi parenti, o meglio in prevalenza i parenti di Adriano, ma anche Adriano che è una parte della famiglia, ricevono dall'azienda sotto forma di dividendi più soldi di quanti ne mettano. E quindi questo è il primo elemento che rende debole quella esperienza. Il secondo elemento che rende debole quella esperienza è il fatto che appunto Adriano, che è una sorta di demiurgo che controlla se non tutto tanto dell'azienda, da cui dipende lo sviluppo dell'azienda, ha solo il 10% del capitale e quindi deve continuamente avere a che fare con i suoi familiari, i quali familiari non sono d'accordo con
anche le sue visioni, che sono visioni che ledono anche in qualche maniera i loro legittimi interessi di azionisti. Nel senso che, faccio un esempio, Adriano Olivetti per tutta la vita e anche fino poco prima di morire ragiona, riflette sul tema della fondazione proprietaria, cioè lui desidererebbe che si costituisse una fondazione proprietaria a cui la famiglia conferisse i suoi azioni e che diventasse questa fondazione essa stessa proprietaria della Olivetti, e in quella fondazione avrebbero dovuto esserci dentro, non so, i sindacati, le università. Quindi in qualche maniera lui prospetta ai familiari, che non sono assolutamente d'accordo, il fatto di privarsi della proprietà diretta, del controllo diretto della Olivetti. E quindi questo è il secondo elemento di grande debolezza. Il terzo elemento di grande debolezza è che Adriano nel 1958 prende il movimento prepolitico e civile di Comunità e lo trasforma in un partito politico e partecipa alle elezioni politiche del 58, e le elezioni politiche del 58 vanno malissimo e lui esce da quell'esperienza distrutto ed esce da quell'esperienza molto impoverito, perché quella campagna elettorale costerà tanto. Io faccio anche tutta la ricostruzione di quanto costavano tutte queste attività ed erano cifre enormi per il tempo. Ultimo elemento, Adriano Olivetti acquisisce con un errore strategico grave la Underwood, che era un'azienda americana completamente decotta, in grave crisi finanziaria, che era stata che i proprietari avevano cercato di vendere in Europa per anni senza riuscirvi. Alla stessa Olivetti era stata offerta un paio d'anni prima e Adriano aveva detto di no. Quell'anno, nel 59, Adriano l'accetta, la prende con il risultato però di in qualche maniera commettere un grave errore strategico. Tutte queste criticità che ho descritto fanno sì che poi nel 1960, quando Adriano muore, si crei un vuoto di leadership, ma anche emergano tutte le contraddizioni di questi errori, di queste caratteristiche che ho descritto poco fa. E quindi la ragione per cui poi c'è una sostanziale incompiutezza nel disegno di Adriano Olivetti è che la componente politica era stata di grande interesse ma incompiuta già in vita. La componente invece industriale, finanziaria e tecnologica in qualche maniera viene tramortita e resa dimidiata dalla sua stessa morte, che non è soltanto l'assenza di Adriano Olivetti, è anche il detonatore che fa esplodere tutte le contraddizioni del decennio precedente. Siamo arrivati alla conclusione. Io ringrazio tanto Paolo Bricco. Paolo, grazie per questa chiacchierata, per questo libro, per cui ti faccio ancora i miei complimenti, perché hai fatto proprio un lavoro immenso: studi, dati, ricerche, fonti. Insomma, come dicevamo, 10 anni che ci hanno portato però a questo bel risultato. Il mio consiglio è di leggere questo libro e lo do soprattutto ai giovani, a chi non conosce la figura di Olivetti se non per sentito dire, ma anche a chi lo conosce bene, come nel mio caso, perché con una biografia così articolata, studiata, senza censure, no? Legate a questa aurea di santità, come si diceva, che egli è sempre un po' gravitata attorno, lo si conosce ancora meglio, e nel conoscerlo meglio lo si può apprezzare ancora di più. Ma anche perché, devo dire, io ho scritto una biografia empatica ma critica, cioè io credo che Adriano Olivetti sia un personaggio straordinario. Allo stesso tempo però, secondo me, è molto importante umanizzarlo e toglierlo dal piedistallo, perché se qualcosa viene messo sul piedistallo o viene trasformato in un ex voto, in qualche maniera è collocato al di fuori delle nostre vite, no? In una dimensione vagamente iperuranica. Se invece entra nel flusso della storia e si mostra per quello che è, cioè un essere umano con i suoi successi e i suoi fallimenti, con la sua forza e le sue fragilità, a mio avviso interroga noi come persone, per usare un vocabolario tipicamente adrianeo, come persone con una grande urgenza, ecco. E quindi secondo me è molto più scabrosa la sua vita. E io aggiungerei solo che sei riuscito davvero a farlo comprendere. Grazie Paolo.
Grazie Marzia e grazie davvero dell'attenzione e della partecipazione. Io ringrazio gli ascoltatori e vi do appuntamento alla prossima puntata.